Boom! Ciao ragazzi, come state? Io sono Alex e oggi sono qui a presentarvi questo mio nuovo video che ragazzi è il terzo episodio della serie Access Road to Glory. Però prima di iniziare vi volevo dire un paio di cose. La prima è che come sempre vi ricordo di passare da One FIFA se siete interessati a comprare anche di FIFA e mi raccomando inserite il codice Axel per avere un ulteriore sconto come discount code, quindi utilizzate il codice Axel con 2. E secondariamente volevo ricordare di passare al secondo canale perché lì infatti sto continuando alla stragrande la serie Pack of the Day. Detto questo, volevo farvi un attimo una piccola, o meglio una breve sintesi di ciò che è successo nei primi due episodi. Io ho disputato 4 partite e le ho vinte tutte, ma quei furboni della EA non so come mi hanno diciamo resettato tutto, quindi dovrò rifare per la seconda volta la divisione 10. Ciò mi fa un po' salire il crimine perché comunque sono 4 partite da rifare e sono abbastanza esitato, nel senso non voglio perderle, ecco. Poi secondariamente mi sono svegliato da poco, c'è un sonno della Madonna e mi sa con la febbre perché non mi sento molto in forma. Però dato che io appunto il video posso farvelo adesso, ho detto ma dobbiamo farglielo, quindi eccoci qua. Allora, questa qua è la squadra. Io avevo appunto chiesto dei consigli, voi mi avete detto di tenere Pereira, ma secondo me, non dico che non sia forte perché come ho già detto è pagatissimo, io lo terrò nel club e lo utilizzerò quando andrò a fare una seconda squadra, perché infatti adesso avevo già in mente una squadra da fare, da seguire. Quindi un altro giocatore che vorrei prendere in questo episodio, dato che appunto mi toccherà rifare la divisione 10 e non più l'altra che magari ti dà un po' più di crediti, è Felipe Santana, che così mi andrà a dare doppia intesa a Naldo, poi Naldo lo sposterò da questa parte così che non avrà problemi con gli altri, con in questo caso il centrocampista centrale e il terzino sinistro inglese. E ragazzi, prima questo di questo episodio quindi sarà Madonna, incontrati, aspettiamo un secondo, ne troveremo di meglio. Ed eccoli già qua che arrivano con i loro bei contratti, quindi Felipe Santana, 6 contratti, 94 in forma fisica, sarà il nostro primo acquisto di questo nuovo episodio. Come secondo acquisto invece mi attizza un sacco questo Schneider, lì centrocampista difensivo centrale del Southampton, quindi ci sta anche alla grande con la mia squadra, considerando che come COC appena avrò i crediti andrò a prendere Cabella. Quindi andiamo a cercare un bello Schneider lì, magari a 550, no? 600, troviamo subito questo Schneider e lo andiamo a comprare. Quindi i due acquisti di questo episodio sono stati fatti, poi magari ne farò un altro ma non credo nell'episodio numero 3. Comunque, detto questo, ci si sente tra pochissimo. E ragazzi, come più volte detto, bisogna stare attenti all'intesa, ma so che aggiungendo appunto i due giocatori che ho appena comprato, l'intesa si abbasserà. Questo però non è che mi importi, cioè, è veramente importante, come vi ho già più volte detto, l'intesa, ma credo di poterle fare in due partite, diciamo, fatte con così poca intesa, scusate la ripetizione delle parole. Vai. Maglia illegale, come al solito, prima partita di oggi. No. Mannaggia. Ragazzi, questa è durissima. Io ho 70 di intesa, lui ha 100 e ha dei giocatori veramente forti. Oh, ma proprio nell'episodio in cui non ho intesa mi devo trovare contro sti sfidanti. Axel. Oddio, sto registrando, tu c'hai la squadra della Madonna. Ci portiamo subito avanti con la botta! No, Madonna, sembrava che sto sudandissimo. Bella sta boccia, vai Rodriguez, dai Jay, bravissimo, palla per il plaid, in area di rigore, firma l'1-0 il plaid, grandissimo, al settimo minuto, ci portiamo in vantaggio, dai, è tutto, dai. Palla per Long, che vede Jay avanza, proverà la botta, calcio d'angolo, buono. Ce la regala, palla per Rodriguez, no, parata, potevo fare la bastarda, non l'ho fatta, sono un idiota. Rodriguez, calmissimo, che vede Long che avanza, Long, la controlla, la botta, no. E ragazzi, non so se ve l'ho detto, ma ho scoperto che questo qua è Flash in poche parole, quindi boh, sto proprio giocando contro Flash. Oh, ci deve arrivare, ci è arrivato. Oggi ci è arrivato Pereira, fa ripartire tutto. Oddio, è buona. Buona. Bella. Long. Controllo. E c'è il 2-0 al 36esimo. Grandissimo Shane Long. Buonissimo. Dai così. E questo no. Ma non puoi. No. Oddio. Fuori gioco.
Meno male, meno male. Bella, bravissimi, bravissimi, bravissimi. Long, long, long. Bella palla per Rodriguez. Mamma mia, i brividi, lo finalizza. Incredibile. È andato. Vediamo se Benaglio. Benaglio fa il miracolo. Così, dai. Madò, intervento da magistrale. No, oddio, Diego Rodriguez la passa da solo. È la nostra azione, non è vero, ancora Pereira però. Che la vede in the middle per Rodriguez. Ma e c'è il gol, pensavo fosse uscita. 3-0 al 79esimo. Boom, 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 boom. Si è tirato addosso, mucchio selvaggio in aria. E la prendiamo ancora noi. Ed è finita, ragazzi. E vinciamo anche questa partita. Buono. Era durissima questa, eravamo poi stra sfavoriti, 70 d'intesa, con una squadra mezza con un quarto completa. Però ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, come avete potuto ben vedere, mi stanno morendo i miei giocatori. Sono veramente stanchi, quindi cosa andrò a fare? Andrò a fare delle partite contro il computer, o meglio, mi iscriverò al torneo con principiante che ci danno 500 crediti. E terrò in panchina tutti i miei giocatori oro, così che loro intanto si riposano, io giocherò col computer, è una difficoltà veramente facile, spero di vincere poi, e appunto loro intanto si ricaricheranno del proprio chakra e potremo utilizzarli nelle prossime partite. Porca vacca, ragazzi, mi sono scordato che devo andare. Però si può mettere in pausa, quindi ci si sente non so tra quanto. E ragazzi, non ci posso credere. Si è spenta e ucciderà la prima partita persa. Ah no, ok, no, meno male. 5-0-0, non ce l'ha contata. No, il che mancherebbe, mi arrabbiavo sul serio. Meno male, ragazzi. E quindi, detto questo, andiamo. Allora la vado a rigiocare, porca. E ragazzi, è finita, sto rosicando un sacco. Perché volevo farla finire 20-0. E ad un certo punto il suo portiere ha iniziato a parlare di tutto. Però va bene, dai, 19-0, non ci lamentiamo. E ragazzi, ho deciso di fare un altro acquisto. Innanzitutto andrò a disputare la terza partita, perché in questo episodio, diciamo, ne ho disputata veramente una online. Quindi, appunto, adesso ne andrò a disputare un'altra e ho trovato la nostra ala perfetta. I turbe ci può servire, anche perché adesso ho veramente in mente una bella ibrida, quindi so all'incirca già su che squadra farmi. Solamente costa 1900 crediti, noi ne abbiamo solo 1700, quindi dobbiamo sperare che qualche buon'anima metta appunto un iturbe a 1700 o meno. Beccato, yes, ce l'abbiamo. Quando hanno l'iturbe, chiamato anche iturbo, nuova applicazione della app iturbe. Sì, dell'app, dell'Apple. Dai, così l'intesa fa ancora quanto schifo, ma è sempre meglio, diciamo. Quindi andiamo a cercare il nostro ultimo sfidante di questo episodio, che innanzitutto, ovviamente, spero vi sia piaciuto, e se potete, ragazzi, lasciate un bel mi piace, che dobbiamo superare i 3500. Bella, bravo. Juan Manuel, mette turbo, e quanto è veloce, me l'avete consigliato in un macello, ragazzi, perché lui sembra fortissimo, meglio molti di voi mi hanno detto che è forte, quindi spero proprio che rispetti le mie aspettative. Porca miseria, no, siamo sotto, mi sa che è la prima volta di tutta la serie che siamo sotto, ragazzi. I turbe, Juan Manuel, dai, a vedere la tua velocità, dai, vai. Corri turbe. Dai ragazzi, la metterà in mezzo. Dove c'è Rodriguez che firma l'1-1 e andiamo a riprendercela. E andiamo. Dio Cristallo, Hoch, Tulan, Gesù, bambino, Pereira, non ci arriva nessuno. No. Oh, se la mette in demido. No! È durissima. Adesso è dura. Bravo Long, dai, e andiamo 2-2, così, al 67esimo, dai. Daz che fa tanto, fa schifo, però può andare, oddio, vedi che è scarsissimo. Bravi, e andiamo, dai, i turbe, bella,
Mannaggia! Aspetta, ti prego. No, dai, Dio santo, l'abbiamo pareggiata. Vabbè, vabbè, dai. Bene, sempre io di non persa, ma questi erano tre punti facilissimi, ma scherziamo. Persa per colpa di Dad, fa schifo. Ma vaffanculo.